Ciao ragazzi, eccomi qui con un nuovo video. Questa volta un altro un video haul. Allora, sono passata dal solito negozio Casa Più, quello in cui io vado quando ho bisogno di detersivi e insomma acquisti per la casa, appunto. Ovviamente ho trovato delle cosine interessanti, come al solito, infatti questo negozio non mi smentisce mai. Infatti ho deciso di prendere qualcosina di queste cose che vedrete anche per voi. Ovviamente troverete il tutto alla parte finale del video, vi faccio vedere gli acquisti e poi vi spiego il resto. Allora, cosa ho preso? Ho una confezione di deodorante per ambienti, questo è quello in sfere gelatinose ed è alla mele e cannella, è della Dimaflor ed è un Made in Italy anche questo. E niente, quindi ho preso questo e io l'ho preso alla profumazione di mela e cannella, che mi piace tanto come profumazione per gli ambienti. Poi ho voluto prendere un deodorante in questo caso è questo della Venus, e ho preso questo che fa parte della linea Benessere, come potete vedere, e questo è quello alla vaniglia. All'interno ci sono 100 ml di prodotto per una scadenza di 12 mesi, e questo l'ho pagato solo 99 centesimi. Poi ho preso sempre la vaniglia un'altra profumazione per ambienti, questa volta è spray, sempre la vaniglia, non so se ve l'ho detto, qui ci sono 250 ml di prodotto per un prezzo di 1,99 € e sono adattabili anche ai vaporizzatori, quelli della Glad per intenderci, se ci avete quelli Air Wick, insomma, ci entrano perfettamente, quindi sono ottimi. Io ho provato già quello di ho già provato un altro di questa tipologia che era però alla citronella e mi è piaciuto tantissimo ed ecco perché ho voluto provare questo alla vaniglia. Poi, siccome il mio si era rotto, ho voluto riprenderlo perché mi sono trovata molto molto bene e pur se esteticamente è un prodotto di quelli un po' bruttini a vedersi, no? Fa un po' anzianotta. L'effetto sui capelli mi piaceva tanto e quindi ho voluto prendere questo fermaglio per capelli, questo qui, per intenderci, che va messo dal basso verso l'alto e vi fa una coda distribuita su tutta la lunghezza del fermaglio. E questo è della Seta Blu e l'ho pagato 1 euro. Poi, visto che ovviamente siamo nel periodo estivo, ho voluto approfittare per prendere questo doposole della Bilboa. All'interno ci sono 200 ml di prodotto per una scadenza di 12 mesi. Mi piace tantissimo perché ha l'erogatore e il dosatore spray e perché appunto diciamo, dovrebbe avere un effetto rinfrescante e lenitivo. Ovviamente io ancora non l'ho provato e quindi non vi so dire, ma vi farò sapere. Questo non ricordo esattamente quanto l'ho pagato, vediamo se trovo lo scontrino. Eccolo qua. Allora, 5,90 euro. Poi ho preso questo qui, che mi è sembrata un'idea geniale, adesso la proverò e vi farò sapere, soprattutto per l'estate e per chi soffre il caldo, è un nebulizzatore d'acqua portatile, ovviamente portatile perché è piccolo, ve lo faccio vedere, e lo potete inserire nella borsa da mare, per esempio, ed è fatto in questo modo. Allora, è una simil bottiglia con il manichino, appunto, la presa a polso. Qui c'ha il buchetto per spruzzare, questo è il tastino. All'interno, appunto, va messa l'acqua e qui ha un meccanismo che accumula aria e poi va, sentite, fa questo spruzzo d'acqua
Mi è sembrata, appunto, spiegavo, mi dicevo prima, mi è sembrata un'idea geniale per questo periodo estivo e quindi ho deciso di prenderlo e provarlo. Questo l'ho pagato 2,99 euro, quindi nemmeno tanto. E niente, vi farò sapere più avanti se è veramente un'idea geniale per l'estate oppure meno. Poi, ancora, cosa ho preso? Ho preso una confezione di Lip Balm Bilboa, questo è alla profumazione cocco e banana. Qui sul retro c'è scritto che ci sono anche delle altre profumazioni come ciliegia e vaniglia, papaya e mango, ovviamente tutte profumazioni che mi piacerebbe provare, ma che lì non c'erano, c'era solo questa, e quindi ho detto vabbè, proviamola. È fatto in questo modo, vedete, in un barattolino da prendere appunto con il dito e mettere, o col pennellino e mettere sulle labbra, ed ha un fattore di protezione SPF 15, ha 15 ml di prodotto per una scadenza di 12 mesi, è completamente bianco e trasparente, quindi non si vede sulle labbra, e l'ho pagato anch'esso 99 centesimi. Quindi un ottimo prezzo, anche per una protezione estiva sulle spiagge, adesso che appunto è estate. E poi ho preso una confezione di questi tattoo spray, questo qui, eccolo qui, ed è praticamente uno spray che va agitato e spruzzato sul braccio, lì dove si vuole appunto il tatuaggio. Io come stencil ho scelto questo, che è il carattere cinese, giapponese, cinese, più o meno, siamo lì, comunque un carattere asiatico, per non fare torto a nessuno, e quindi ho preso questo. Ce n'erano veramente tantissimi, come le stelle, i tribali, insomma. Molte tipologie di fantasie, però alla fine mi sono resa conto che comunque volendo gli stencil si possono anche ricreare a casa, e quindi ho detto se è un'ottima idea ne prendo uno e lo provo. Non ricordo quanto l'ho pagato, anche perché poi l'ho preso successivamente. L'ho preso successivamente con un altro scontrino che ho perso ovviamente, e quindi non lo ricordo, però all'interno ci sono 75 grammi, 50 ml di prodotto più o meno per 24 mesi dall'apertura, quindi proverò e vi farò sapere, magari ve lo farò anche vedere all'azione. E poi cosa ho preso? Cosa ho preso? Cosa ho preso? Poi ho trovato questi prodottini della Pupa, che sono, vedete, della Pupa, che sono incartati così, ognuno singolarmente per prodotto. Ho voluto prendere qualcosa e io ho preso questo gel scintillante All Over, che è appunto, vedete, questo colore qui. E non ve lo swatcho perché non l'ho ancora aperto e non mi sembra il caso di aprirlo per adesso, visto che ho altre cose da finire, che ho pagato 1,49 euro. Ho pagato 1,49 euro. Tutti questi prodotti che vi andrò a mostrare adesso mi sono costati 1,49 euro l'uno. Poi ho preso un pigmento in polvere libera, che è il numero 03A, ovvero il Purity Seal. Eccolo qui, che è quello che ho usato per questo make-up all'interno dell'occhio. Ho voluto provarli e farvi il video con la dimostrazione pratica, in modo tale da farvi vedere comunque la scrivenza dei prodotti, e se vi interessano potete andarli a prendere. E poi, sempre come ombrettini, ma questa volta però compatti, ho preso il numero 05E, che è quello che ho qui sulla palpebra mobile. Dopo magari vi zoom un po' per farvi vedere il trucco, ed è fatto in questo modo, si apre e all'interno appunto c'è la cialdina, e questo è il colore. Vedete, comunque anche scrivendo ha
ha una scrivenza abbastanza elevata ed è molto bello perché ha delle riflettenze, vedete? Sembra un duochrome. Calcolate che io ne ho preso veramente pochissimo, sembra un duochrome ed è un viola con delle riflettenze rosa, lilla, insomma un bel colore. Poi ho preso questo qui che è il numero 01 ed è questo colore qui. Eccolo qui, come illuminante è bellissimo. Questo non l'ho usato nel tutorial, però vedete, ha una bellissima luminosità, quindi può essere utilizzato anche come illuminante nel tutorial, nel make-up. Poi ho preso il numero 03, che è un rosa basico. Eccolo qui sul mignolo. Ed è anche molto molto scrivente, vedete? E poi ho preso il numero 12, che è quello che ho utilizzato nella piega dell'occhio, che è molto bello ed è questo colore qui, è sbocciato, è questo. Adesso ve lo faccio vedere anche steso sulla mano. Eccolo qua. Vedete questo bronzo ramato, molto bello, sono molto belli questi ombretti sia singolarmente che messi tutti insieme per un make-up. Io devo dire la verità, come prima impressione mi sono piaciuti molto. Certo, vorrei testarli con altre basi sotto e magari poi vi farò sapere più avanti, però come prima impressione mi sono piaciuti. Vi faccio vedere il make-up. Eccolo qua. Vedete, ho utilizzato il pigmento sia qui che qui all'interno dell'occhio, ovviamente sotto l'arcata un po' più delicato, nella piega ho sfumato i due colori, il marrone e il viola, e qui ho messo il viola. Insomma, nel complesso mi sono piaciuti tanto. E poi infine ho preso una cover per l'iPhone. Ve l'ho fatta vedere su Instagram. Se non lo sapete, sono su Instagram. Vi lascio il link nell'info box. Se vi va, seguitemi. E ho preso questa. Cioè, io come l'ho visto, ho detto no, è mia. Anche se il giorno prima ne avevo presa già un'altra, che poi vi faccio vedere. Però non potevo lasciarla lì nella vetrina. Questa è la cover e vi faccio vedere anche l'effetto sull'iPhone magari. E l'ho pagata solo 9,90. All'interno ci sono anche degli strass e una colla per attaccarli se nel caso ne perdete qualcuno. E questo è l'effetto sull'iPhone. Ed è qualcosa di spettacolare, mi è piaciuta tantissimo e quindi ho deciso di prenderla. Questo. E niente, questo è tutto quello che ho preso da Casa Più. Poi vi volevo far vedere, so che non c'entrano con il negozio Casa Più, però sono solo due cosine, quindi le metto in questo video. Vi voglio far vedere l'altra cover che ho preso ed è questa sempre per iPhone, così con la calamita e con il buchetto centrale. Anche questa l'ho postata su Instagram, l'ho pagata 3 euro e l'ho presa dai cinesi, tra l'altro è pelle, molto molto comoda e mi piace tantissimo anche lei. E sempre dai cinesi ho preso a 9 euro questi sandaletti qui, che sono appunto fatti con un po' di tacchetto, chiusi dietro con l'aggrappo appunto alla caviglia, la fascetta e la classica fascia da sandalo. E mi è piaciuto tantissimo perché avendo queste pietre qui multicolor tra il marrone, il turchese, il quasi nero e il dorato, è un sandalo che sta bene un po' con tutti gli outfit. E niente, quindi questi sono tutti i miei acquisti fatti in questo periodo pre-saldi.
Adesso vedremo dopo i saldi, sperando che riesco a trattenermi. Comunque, ritornando a casa più, ho voluto prendere qualcosa anche per voi, come vi ho anticipato nell'inizio del video. E cosa ho preso per voi? Allora, ho preso un lip balm della Bilboa, anche se al cocco e banana perché purtroppo c'era solo questo. E poi ho preso un gel scintillante all'over anche per voi, questo qui, che è la colorazione 01E. E non so se ve l'ho detto prima, comunque all'interno ci sono 30 ml di prodotto. E poi ho voluto prendere due ombrettini pressati, di quelli in cialdina. Non ho preso i pigmenti perché non so se vi possono piacere i pigmenti, se li trovate utili o più scomodi del normale. E quindi ho preso due ombrettini, che sono due ombrettini di un colore classicissimo, il numero 06A, che è questo grigio, e il numero 03, che è quello rosa, che vi ho fatto vedere anche negli swatch. Allora, per diciamo accaparrarsi questi piccoli premi, vi lascio tutte le regole nell'info box. Io spero che vi piacciono. Ovviamente non sarà l'unico giveaway, spero di caricare subito dopo questo video l'altro video del giveaway. E non lo so, decidete voi se partecipare a entrambi o solo ad uno, ovviamente. E niente, io ho finito il video di oggi, vi lascio con un mega bacio. Spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze!